Mister Ferrazzoli, il disappunto è evidente, questo Avezzano è partito bene, ha un po' illuso e poi deluso. Sì, no, deluso no, deluso è, abbiamo fatto secondo me una buona partenza, un buon avvio, dopo il gol siamo durati poco, abbiamo concesso qualcosina di troppo e specialmente sul primo gol abbiamo commesso un'ingenuità di non spazzare via il pallone e da lì è cresciuta la samba. Dopo non siamo riusciti a mantenere il pari, nel secondo tempo abbiamo cercato di metterli là, non abbiamo fatto grandi conclusioni, però ti ripeto il risultato alla fine, il 3-1 viene dal fatto che eravamo tutti sbilanciati per cercare di recuperare. Purtroppo abbiamo iniziato bene, non abbiamo mantenuto per tutta la partita quel ritmo là e dispiace. Anche perché se Mascella avesse segnato il secondo gol nei primi 10 minuti forse staremmo parlando anche di altro. Sì, ma le partite non durano 10 minuti, noi come avevamo iniziato avremmo dovuto continuare, ecco, non ho capito il perché abbiamo cominciato a lanciare lungo, ad allungarci e non abbiamo giocato palla a terra come avevamo fatto bene all'inizio e come ci ha permesso di fare il gol e di creare la situazione pericolosa e quindi c'è grosso rammarico e grossa delusione perché, ripeto, la partita era stata preparata e interpretata bene per i primi 15 minuti, poi purtroppo non siamo riusciti a mantenerlo e contro una squadra forte paghi dazio. Paradossalmente i risultati però non fanno pagare così tanto dazio. L'Avezzano ha perso sui terreno con la Samba, ha perso un punticino con il Campobasso, poteva ovviamente andare peggio, ma ora come si riparte? Ma io l'avevo detto già prima della partita, questa partita non è che era decisiva, a livello psicologico può creare dei problemi perché chi perde se si trova adesso a 6 punti dal campo basso, però ancora il campionato è lungo, il problema è che noi sono in alcune partite quando abbiamo perso male, oggi come era iniziata la partita ero fiducioso, ma anche durante la settimana i ragazzi avevano preparato bene la partita, si erano allenati bene. Ripeto, non c'è da analizzare il fatto del blackout dopo un quarto d'ora, ecco, ma proprio il cambio di atteggiamento nei contrasti, nel possesso palla, abbiamo cambiato completamente partita e ripeto, contro una squadra forte abbiamo pagato dazio. Ultima, splendida cornice di pubblico, 200 tifosi venuti dalla Marsica che hanno sostenuto l'Avezzano fino alla fine e poi la contestazione almeno nei suoi confronti finale, non so se l'ha sentita. No, non l'ho sentita, vabbè, ma è da sempre che così, cioè quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde è colpa dell'allenatore, ma ripeto, non è questo che mi preoccupa, io l'ho detto tante volte, se Ferrazzoli è il problema dell'Avezzano, se si possono trovare altre soluzioni, il presidente, questo spetta alla società. Io penso che stiamo facendo un ottimo campionato, siamo a 6 punti dal primo posto e ripeto, purtroppo ogni volta che c'è da fare il salto in avanti non ci riusciamo, però ancora non è compromesso niente perché le partite sono ancora tante.